Signore, benvenuti oppure bentornati sul canale. Siamo su Zelda Breath of the Wild per un lunghissimo gameplay e abbiamo un sacco di problemi. La matriarca della cittadella Gerudo ci ha incaricati di andare a recuperare l'elmo del tuono che appunto questi banditi hanno rubato. E qual è il problema? Il problema è che il dungeon necessita di essere fatto stealth, quindi senza essere visti, il che implica pazienza che non ho. E quindi, boh, è una tortura per me questa parte, ma dobbiamo farla. Qui c'è la compatriota Gerudo che è venuta a spiare i banditi e si è fatta catturare. E quindi ci dà dei consigli, distraili con le banane, vai avanti. Però questo è una tortura per me. Questo è una tortura, è la stessa cosa. Allora, iniziamo. Abbiamo provato nello scorso gameplay a rompere il sistema e ad affrontarle. È finita male. Sono davvero molto molto forti. Quindi ci tocca stare alle regole di Zelda questa volta. E per me non è un bene. Assolutamente. Forza e coraggio, vediamo che riusciamo a fare. Io sono più tipo cacciarona, non mi potete mettere a fare cose stealth, mi potete mettere ad aspettare che i nemici si voltino per passare. Io mi spazientisco, io do di matto. Con questa freccia conquista, magari facciamo scendere una banana lì. Facciamo scendere una banana lì. E poi mi riprendo un arco. Bene, anche questo. Un sacco di materiali all'interno del dungeon, ma proprio tanti. Ho visto un rubino, me lo sono andato a prendere, ma c'è altra roba che sarebbe da prendere. Chissà se ci posso tornare con calma qui. Questi banditi sono più che ricchi. Male, male. Guarda lì. Il mio essere mi implica di andare a prendere tutto. A costo di compromettere la missione. Via, via, via. Compromesso la missione. Aiuto. Sale. 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 Via, 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 via. Aiuto. Aiuto.
Non ci arrivano. Raghi. Non ci arrivano. E se gli faccio un botto di danno? Ok. Questo è stile peonia. Questo mi piace. Allora. No, 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 no. Ok, sono tornati su. Che bello. Che bello. Appena esco tornando su. Che massacro. Polverizzato. Ok. Non fatelo a casa. A casa fate la missione come è stata concepita. Allora, devo recuperare un po' di vita. Oh oh, è la mia fine. Oh no, 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 no. No. Ho rovinato tutto. Ho rovinato tutto, era perfetto, la mia tattica era perfetta, non ci posso credere. Non ci posso credere. Scusate, ma in questo momento proprio c'ho un vuoto dentro. Non mi fregano niente delle banane. Ah, ma adesso lo rifaccio, boys. Sappiate che rifamo bordello. Abbiamo trovato la tattica di buttare soldi, sì, ma è divertente, in modo divertente. Direttamente così, così gli passiamo davanti. Ok, concentrazione. Ok. E non sono tutti su.
Ditelo che però quel ponte è buggato. Mannaggia, chi so io? Ok. Ci siamo? Perfetto. Perfetto. L'arco, la freccia ancestrale. Se mangia la gente. Questa non la sapevo. È rimasto lui. Ma le frecce ancestrali post grave mai usate. Però ho perso il drop, mi sa. Mi sa che ho perso il drop. Meno che non è caduto di sotto. Sarebbe un grande dispiacere se avessi perso il drop. Però è stata una bella battaglia. Allora, qui delle cosette. Le banane. Mi sa che prima che con la cosa ancestrale ho buttato il drop. Che peccato. Che peccato. Abbiamo fatta? No. Altre banane. Poi però i soldini, sono scema. L'avevo visto. Okay. Cacin. Che succia? Un'arena. Oh no. Ehi! O no? Chi sei? Come osi disturbare il mio riposo?
quella cosa che parte la cintura, non sarà mica la tavoletta shake. Ma se la tavoletta shake, allora tu sei Link, ti stavo dando la caccia, ma guarda che culo. Il tipo a cui sto dando la caccia finisce per caso proprio qui nel mio nascondiglio. E mi ha già mandato la matriarca. Oh, ma che maniere, non mi sono neppure presentato. Io sono il capo della banda dell'Iga. Il più forte, il più massiccio, unico e inimitabile. Maestro Koga. Quindi in guardia. Ah, proprio così? Ma è la boss battle più carina che io abbia mai visto. Bam! Fa un po' cagare questo maestro pure. Meno che non ha una fase 2 incredibile. L'ho chiamata, l'ho chiamata. Ma che c'è qua sotto? Capito, devo aspettare che girano le palle. Oh, è un buco e basta. Straordinaria. Straordinaria. Fasi 3 addirittura? Wow. Con calma. Sei incazzato? Oh, questo deve fa male però, eh? No, vabbè. No, vabbè. Lo countero con il Calametron. Non ci posso credere. Mi sono lasciato ridurre così male da uno come questo. Non la passerai, liscia. Mi sono lasciato prendere dalla collera. Che rabbia, non posso perdere così. Ah, ecco. Caterina. Pazzita. Vuoi proprio che faccia sul serio, eh? Allora sfodererò la mia tecnica segreta tramandata da generazioni. Preparati alla fine, o no? Troppo grande? Non ti vedo più? Va, non importa, tanto per te ormai è giunta la fine. Questa tecnica segreta può essere usata solamente dal grande capo. Me la pagherai! Stupendo, meraviglioso. Giovani, il resto pensateci voi. Oh no. Non è finita l'arena. No, forse sì.
Pensavo mi mandava truppette. Abbiamo trovato. Abbiamo trovato. La mia testa dice sempre di andare a vedere cosa c'è dentro queste cose, ma poi muoio sempre. Non mi farò fregare ancora, anche se vedere dove è finito il grande maestro Koga è importantissimo. Niente, lo abbiamo recuperato, signori. Vedo un attimo da queste parti cosa c'è. E poi facciamo un piccolo teletrasporto verso la città. Calore estremo, ok. Prendo la difesa dal freddo per esplorare un pochino. Devo ricomprare un bel po' di frecce. Farfalla. Cos'è una trappola? No. Fermi, ho un'idea. Idea eccellente. Utilizzare la bacchetta del fuoco. Andiamo un altro po' avanti. Ah, poverino. Chi è che lancia queste palle? Oh, le fragole. Le famose fragole congelate. Libelluline sono buone per fare le pozioni, quindi perché non prenderle? Non ci credo. Non ci credo, mi faccio ammazzare così, però. Non ci credo mai nella vita che mi faccio ammazzare così. Allora, fortunatamente spawniamo qua, quindi questo lo risolviamo così.
cosa mi ha ucciso adesso? Boh, il mio link è scarsissimo. Ha una vita super triste. Minchia, ma toglie così tanto? L'ho visto adesso il danno di quel tipo. Mi one shot. Quello che sputa l'acqua. Toglie niente sta bacchetta. Uno. Uno è andato. Mancano gli altri. Fermi, fermi, fermi. Ho ripreso un danno incredibile. Che paura, che paura. Mamma mia. Ci abbiamo così fatta? Quasi. Molta fatica. Bello in aria. Ci abbiamo fatta. In tempo perché sto finendo la pozione di resistenza al freddo. Sì, bevuto sto casino per... Un po' di legna. E quello cos'è? Non ho modo di cucinare. Raga, quello lo dico io. Quello è un santuario, online, si chiamano. Ha sciolto. O va sciolto di più o sono loro. Si fermano. Ok.
buttando frecce e soldi. Non mi vede. Bene, ma non benissimo. Ho poche idee. Questa è una di quelle. Questa fiammettina può sciogliere. No. Ma figurati. Avete visto anche voi una stella cadente? E invece funziona. Succede qualcosa, ma... O non è abbastanza o devo stare qui mezz'ora? Lo vedi? Vedi? Bellissimo. Stupendo. Sta liberando. Fantastico. E ce ne vuole però, eh. Forse se facevo un falò con la legna era meglio. Sta andando, si sta rimpicciolendo, abbiamo quasi fatto, mamma mia. La preghiera di Mifa, puoi usarla quando vuoi. Bellissimo. E abbiamo anche il punto per il teletrasporto. Allora, direi di prendere quella lumiserite al volo prima che muoia. E poi fare un teletrasporto in mezzo al deserto velocemente. Per poi andare con calma. Prossimo lunghissimo gameplay, forse credo, dal colosso sacro e qui tornarci quando magari non sto morendo di freddo, che non sarebbe proprio male, male, male. Dove siamo arrivati comunque? E adesso non so bene da che parte. Però sono sicura di aver visto una stella cadente, una meteora, qualcosa, insomma. Ho visto, sono sicura. Tra l'altro abbiamo lasciato indietro due o tre sacrari, tra cui questo. Un prossimo lunghissimo gameplay
ci dedichiamo a portarli a termine, anche perché mi serve prendere altri portacuori, visto che tutti mi fanno un sacco di male, fisico proprio. Niente, grazie mille per essere stati con me fino adesso. Un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima.